Bisolline, grandicelle, orecchie a me. Oggi parliamo delle rughe, delle labbra e del contorno occhi. I motivi per cui dovete porre particolarmente attenzione a queste zone sono proprio fisiologici, perché nella zona del contorno occhi noi abbiamo poche o zero ghiandole sebacee, quindi abbiamo pochissime ghiandole sebacee, che sono quelle che producono il grasso, no? In questa zona, invece, nella zona periorale, intorno alle labbra e anche quella delle nasogeniene, abbiamo una tuel più alta. Cos'è la tuel? È la traspirazione naturale della pelle. Quindi noi, durante la nostra giornata, per tutta la vita, evaporiamo costantemente acqua per termoregolarci. Ecco, in questa zona è più alta. Perciò dovrete porre particolarmente attenzione con prodotti idratanti e nutrienti. In un sito avevo letto la crema nutriente non esiste, tra l'altro da parte di scienziati, che la crema nutriente non esiste perché è impossibile dare nutrimento alla pelle riferendosi a vitamine, minerali. Quando si parla di nutriente, di nutrimento della pelle, si parla di grassi, si parla di lipidi. Quindi abbiamo nel panorama cosmetico il prodotto idratante che aiuta la pelle a trattenere acqua, il prodotto nutriente che apporta. Quindi dà alla pelle un pochino più di grassi per quello nutriente. Perciò particolare attenzione a nutrire questa parte, particolare attenzione a idratare questa parte. Io uso un prodotto che aggiungo alla mia crema quotidiana, che forse chi mi segue ormai sa già di cosa sto parlando, che è Hydra Essential, che è una sinergia di acidi grassi, è un oletto che però non ho già fatto perché è solo, diciamo, la porzione acidi grassi essenziali derivati dagli oli, e una o due gocce alla crema le mescolo proprio nel palmo della mano e poi procedo a prendermi cura particolare delle zone particolarmente sensibili, che infatti avrete notato che invecchiano un pochino prima. Una cosa importante, spesso vedo il contorno occhi che viene applicato veramente male, cioè il contorno occhi si applica sul bordo dell'osso orbicolare dell'occhio, quindi lo sentite proprio, ok? Non si applica troppo vicino, ma si rimane a ridosso del bordo, ok? Spero di esservi stata utile, se lo sono stata, condividete il video, alla prossima!